Buongiorno a tutti, in questo nuovo video tutorial mostrerò come realizzare questa canotta o top, io preferisco chiamarlo top, che ho deciso di chiamare Sporty. Per quanto riguarda il filato, questo video è in collaborazione con la merceria Coleti e il suo sito Uncinettando con i Filati, che sapete, se avete visto il video precedente, che gestisco anche io. In descrizione vi lascerò il link dello shop e anche il link che vi porteranno al mio stesso filato. Il filato che ho deciso di utilizzare è quello della Mistrico Filati Linea Perlina Special. Sapete che è uno dei filati che io adoro particolarmente della Mistrico come filati estivi e vi ricordo che ogni gomitolo è da 100 grammi, misura 340 metri ed è 100% micofibra ritorto. Io ho utilizzato due colori, il colore canna da zucchero che è il colore 13 e il colore lilla che è il colore 15. In descrizione vi lascerò i link che vi portano direttamente al filato, al colore che ho scelto io se volete questo colore, altrimenti potete optare anche per gli altri colori presenti nel sito e poi magari farlo anche tutto in un colore invece di fare come me che ho optato per due colori. Per quanto riguarda la taglia, questa è una taglia S e io lavorando con l'uncinetto numero 3 ho utilizzato due gomitoli del Perlina, uno appunto color canna da zucchero, uno color lilla. Mi raccomando, se la volete più lunga, se volete più larga e siete comunque taglia S, del canna da zucchero andate a comprare un altro gomitolo perché io l'ho utilizzato del tutto, mentre del lilla me ne è avanzato un po'. Taglia M andate a comprare almeno 3 gomitoli, taglia L andate a comprare anche 4 o 5 gomitoli, naturalmente gestendo un po' il colore come li volete, in base a come volete sviluppare il gioco colori, quindi in quel caso dovete decidere di quanto gomitoli di un colore e quanto gomitoli di un altro colore. Come vi dicevo, io ho lavorato con l'uncinetto numero 3 e anche se vedete che il top mi segue tantissimo le forme come se io avessi fatto delle diminuzioni o degli aumenti. In realtà ho lavorato sempre col numero 3 e non ho fatto alcun tipo di aumento o di diminuzione. E la particolarità del filato Perlina è proprio quello che è leggermente. Io ti definirei elastico, ma non, diciamo che non è proprio il termine corretto, però ha la particolarità comunque di adattarsi benissimo alle forme, quindi non c'è bisogno appunto di andare a fare delle diminuzioni o degli aumenti se si ha un fisico abbastanza filiforme. E invece nel caso voi avete molto più seno o molto più fianchi, potete passare a lavorare invece del 3 col 3,5 in modo tale da avere la lavorazione più morbida ma senza fare alcun tipo di aumenti. Per realizzare questo motivo che io trovo veramente sfizioso perché ha queste strisce compatte che si alternano messe a queste strisce forate, si vanno a ripetere sempre due giri. Io ogni 4 giri cambiavo poi il colore ripetendo un motivo con il colore lilla. Una volta terminata la lavorazione, che si lavora sempre in tondo, si passa a fare le spalline. Le spalline sono un po' particolari, almeno nel mio caso, perché io avevo un numero di spalline di motivi da mettere, da dividere dal davanti e dal dietro. Infatti, ne ho messi 4 avanti e 3 dietro. Ma questo mi è servito per avere le spalline qui larghe come le volevo, con questo scollo, questo décolleté molto ampio che io trovo perfetto per l'estate. Ma dietro, come potete vedere, hanno invece l'effetto di andare verso l'interno, un po' come i reggiseni sportivi, ed è per questo che ho deciso di dare al top proprio il termine sporty, perché mi ha ricordato un po' i reggiseni sportivi che hanno la caratteristica di andare verso l'interno nella parte dietro. Ma se voi dividete comunque la parte, avete dei numeri pari, dietro vi verranno normali come tutti i top, ma è sempre carino avere comunque uno scollo ampio anche dietro. Detto ciò, spero che anche questa lavorazione vi piaccia, che desiate realizzarla e come sempre poi mi potete taggare o sulla mia pagina di Facebook Uncinettando con Elsa o sul gruppo La Libertà di Uncinettare e sferruzzare, oppure potete taggarmi su Instagram e adesso oltre a potermi taggare su Elsa Faccio potete taggarmi anche su Uncinettando con i Filati perché mi ritroverò anche lì, quindi vi potrò andare a mettere i commenti anche in quella pagina Instagram. Detto ciò, noi ci vediamo al prossimo video tutorial. Per realizzare il nostro top, io utilizzerò il filato della Mistrico Filati Linea Perlina Special, dove in descrizione vi lascio il link al sito web dell'Uncinettando con i Filati da cui poter acquistare il mio stesso colore. E io utilizzerò il canna da zucchero e questo lilla, che sono il numero 13 e il numero 15. Allora, iniziamo a lavorare con il canna da zucchero. Io provo a chiamarlo canna da zucchero, ma molti mi hanno detto che in realtà è lilla, ma a me piace chiamarlo canna da zucchero, quindi rimane così.
Allora, lavorerò con l'uncinetto numero 3 e ho montato 168 catenelle. La lavorazione che andremo a fare si ottiene su un multiplo di 24, quindi mi raccomando, chi deve andare a fare delle taglie più grandi, quindi M, ma anche se vuole una M più morbida e vuole aumentare di un motivo, tenga presente che bisogna andare ad aumentare appunto di 24 catenelle. Quindi io direi di non esagerare troppo con gli aumenti. Per una taglia M, secondo me, 2, massimo 3 motivi sono abbastanza. Taglia L, secondo me anche 5 motivi vanno più in più, vanno più che bene, perché comunque abbiamo un metraggio di 24 catenelle, che è comunque un bel metraggio. Allora, come vi ho detto, io ho montato 168 catenelle e possiamo andare a fare il nostro primo giro, che consiste nel realizzare: mi alzo con una catenella, rientro dentro la stessa catenella di base e vado a fare una maglia bassa. Prendo il filo, salto 2 catenelle, entro nella terza e nella terza catenella vado a realizzare 5 maglie alte. Quindi una, rientro 2, rientro 3, rientro 4, rientro 5. Salto 2 catenelle di base, entro nella terza e vado a fare una maglia bassa. Prendo il filo, salto 2 catenelle, entro nella quinta e di nuovo vado a fare, scusate, salto 2 catenelle, entro nella terza e vado a fare 5 maglie alte. Quindi una, rientro 2, rientro 3, rientro 4, rientro 5. Salto 2 catenelle, entro nella terza e vado a fare una maglia bassa. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Salto 5 catenelle di base, 1, 2, 3, 4 e 5. Entro nella sesta e vado a fare una maglia bassa. Di nuovo 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Salto 5 catenelle, entro nella sesta e ricomincio da capo. Quindi vado a fare una maglia bassa. Prendo il filo, salto 2 catenelle, entro nella terza e vado a fare 5 maglie alte, quindi una, 2, 3, 4, 5. Salto 2 catenelle, entro nella terza e realizzo una maglia bassa. Prendo il filo, salto 2 catenelle, entro nella terza e vado a fare 5 maglie alte, quindi una, 2, 3, 4, 5. Salto 2 catenelle, entro nella terza e vado a fare una maglia bassa. 5 catenelle, quindi una, 2, 3, 4 e 5. Salto 5 catenelle, entro nella sesta e realizzo una maglia bassa. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, salto 5 catenelle e ricomincio da capo. Quindi facciamo un'ultima volta insieme, entro nella sesta e realizzo una maglia bassa. Prendo il filo, salto 2 catenelle, entro nella terza e realizzo 5 maglie alte, quindi 1, 2, 3, 4, 5. Salto 2 catenelle, entro nella terza e realizzo una maglia bassa. Salto 2 catenelle, entro nella terza e realizzo 5 maglie alte. 1, 2, 3, 4, 5. Salto 2 catenelle, entro nella terza e realizzo una maglia bassa. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Salto 5 catenelle di base, entro nella sesta e realizzo una maglia bassa. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Salto 5 catenelle di base e ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio primo giro. Sto terminando il primo giro, ho fatto le 5 catenelle, vado dove ho la maglia bassa iniziale e vado a fare una maglia bassissima. Secondo giro, con delle maglie bassissime mi porto dove ho la terza maglia alta. Quindi vado a fare le maglie bassissime e mi ritrovo dove ho la terza maglia alta. Mi alzo con una catenella, rientro dentro e faccio una maglia bassa.
Prendo il filo, vado dove ho la maglia bassa che mi separa i due gruppi di 5 maglie alte e vado a fare 5 maglie alte. Quindi entro dentro e vado a fare una, due, tre, quattro, cinque. Una maglia bassa dove ho la terza maglia alta e vado a fare 5 catenelle. Una, due, tre, 4, 5. Entro nella terza catenella del gruppo di 5 e vado a fare una maglia bassa. 5 catenelle. 1, 2, 3, 4 e 5. Vado nell'archetto successivo, entro nella terza catenella e vado a fare una maglia bassa. 5 catenelle. 1, 2, 3, 4 e 5 e ricomincio da capo. Quindi vado dove ho la terza delle mie 5 maglie alte e realizzo una maglia bassa. Prendo il filo, vado dove ho la maglia bassa e realizzo 5 maglie alte, quindi una, due, tre, quattro, cinque. Vado dove ho la terza maglia alta del gruppo di 5 e realizzo una maglia bassa. 5 catenelle, una, due, tre, 4 e 5, vado dove ho la terza catenella del gruppo di 5 e realizzo una maglia bassa. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, vado nell'archetto successivo, entro nella terza catenella e realizzo una maglia bassa. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, ricomincio da capo. Facciamo un'ultima volta insieme. Quindi entro dove ho la terza delle mie 5 maglie alte e realizzo una maglia bassa. Entro nella maglia bassa e realizzo 5 maglie alte, quindi una, due, tre, quattro, cinque. Una maglia bassa dove ho la terza maglia alta, 5 catenelle, una, due, tre, quattro e cinque. Vado nella terza catenella del gruppo di 5 e realizzo una maglia bassa. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Vado nell'archetto successivo, entro nella terza catenella e realizzo una maglia bassa. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il secondo giro. Sto terminando anche il secondo giro, ho fatto le ultime 5 catenelle, quindi entro nella maglia bassa e vado a fare una maglia bassissima. E adesso si ricomincia dal primo, quindi questi sono i due giri che andremo a realizzare. Vedete, si creano andando a salire queste strisce di ventagli con le strisce di catenelle. Vi faccio rivedere solo un attimo come rifare il primo giro, visto che abbiamo una base diversa rispetto a quella di prima. Io penso che ogni due motivi, quindi ogni quattro giri, andrò a cambiare colore e userò quindi appunto questo lilla. Devo ancora un po' decidere come giostrarmi l'alternanza dei due colori, però nel frattempo vi faccio comunque vedere come rifare il primo giro. E andiamo a fare 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta, rientro dentro la maglia bassa e vado a fare altre 4 maglie alte, quindi una, due, tre e 4. Una maglia bassa dove ho la terza delle mie 5 maglie alte, quindi entro nella terza e vado a fare una maglia bassa. Prendo il filo, vado dove ho la maglia bassa e realizzo di nuovo 5 maglie alte, quindi una, due, tre, 4 e 5. Una maglia bassa dove ho la terza catenella del gruppo di 5. Quindi vado dove ho la terza catenella e realizzo una maglia bassa. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Vado nell'archetto successivo, entro nella terza catenella e realizzo una maglia bassa. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, vado nell'archetto successivo, entro nella terza catenella e realizzo una maglia bassa. Prendo il filo e ricomincio da capo, andando dove ho la maglia bassa e facendo le mie 5 maglie alte, quindi una, due, tre, 4 e 5.
quindi ricomincio da capo. Quindi, come vi ho detto, questi sono i due giri che andremo sempre a ripetere. Io poi vi farò sapere dopo quanti giri sono andata a cambiare colore, come ho cambiato il colore, e poi vi farò vedere come creare le spalline. Ho ripetuto i due giri per 27 volte e ogni 4 giri, quindi quando ripetevo i due giri, il motivo per due volte, il terzo motivo andavo a farlo con il colore lilla, per questo ho cambiato facendo quindi queste strisce. Quindi ripeto, in totale io ho ripetuto i due giri per 27 volte cambiando il colore e facendo ogni due motivi un motivo, quindi due giri col colore lilla. A questo punto posso mettere i marcatori. Per mettere i marcatori io ho contato le strisce di ventagli e ne ho in totale 7, quindi dispari, e ne ho messi 4 avanti, 3 dietro. Mi raccomando, se voi avete un numero pari, qua vanno messi tipo 4 avanti, 4 dietro. E adesso andiamo a fare le nostre spalline. Allora, visto che io dietro ho un motivo in meno, le spalline dietro mi verranno più vino, ed è una cosa molto particolare, molto sfiziosa, un po' diversa dal solito, perché io adesso continuerò a lavorare soltanto con il colore lilla andando a fare le mie spalline. Quindi ho già messo i marcatori, ho messo il primo marcatore dove ho la mia prima striscia di maglie, in questa maniera, di ventagli, scusate, il marcatore l'ho messo subito dopo. Lavorerò quindi sulle due strisce più esterne per poter fare le mie spalline e farò la stessa cosa anche dietro. Vedrete che l'effetto sarà veramente molto carino, la differenza tra l'avanti e il dietro. Comunque adesso vi faccio vedere come realizzare le spalline. Utilizzerò, diciamo, lo stesso motivo del però non di tutto il mio lavoro, ma soltanto lo stesso motivo che ripete la striscia. Quindi mi avvicino con la telecamera e vi faccio vedere come. E adesso devo andare a fare le mie 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta, quindi 1, 2, 3, e rientro dentro e vado a fare altre 4 maglie alte, rientro dentro la maglia di base, quindi 1, 2, 3, 4, per un totale quindi di 5 maglie alte. Una maglia alta all'interno della terza catenella, scusate, una maglia bassa all'interno della terza maglia alta, e di nuovo prendo il filo, vado dove ho la maglia bassa e vado a realizzare 5 maglie alte, quindi 1, rientro 2, rientro 3, rientro 4, rientro 5. Ho terminato così il mio primo giro. Mi giro con il lavoro, vado a fare delle maglie bassissime fino a ritrovarmi dove ho la terza maglia alta, e a questo punto mi alzo con una catenella, rientro dentro e faccio una maglia bassa. Prendo il filo, vado dove ho la maglia bassa e vado a realizzare le mie 5 maglie alte, quindi 1, rientro 2, rientro 3, rientro 4, rientro 5. Una maglia bassa dove ho la terza maglia alta. Ho finito così anche il mio secondo giro e ricomincio da capo, e di nuovo vado a fare 3 catenelle che sono mia prima maglia alta, rientro dentro altre 4 maglie alte, quindi 1, 2, 3, 4. Una maglia bassa dove ho la terza maglia alta, e di nuovo vado dove ho la maglia bassa e vado a realizzare le mie 5 maglie alte. Ricomincio da capo. Quindi questi sono i due giri che andremo a ripetere. Vedete, si formeranno queste sorte di onde ai lati, che trovo molto carine, molto sfiziose per essere delle spalline. Io ripeterò questi due giri fino ad arrivare all'altezza delle spalle. Come vi ho detto, poi farò la stessa cosa anche da questo lato e poi anche dietro, e le cuciremo all'altezza delle spalle. Ho ripetuto i due giri 8 volte sia avanti che dietro, creando appunto le spalline, e vedete, avanti abbiamo questo scollo molto largo, mentre dietro lo scollo è più piccolo, quindi le bretelle, vedete, che le spalline, vedete, hanno un po' questo effetto, l'effetto di solito che si ha anche sui reggiseni, su alcuni tipi di reggiseni, e mi piaceva appunto l'effetto che dietro va a stringere mentre avanti lascia lo scollo bello largo rispetto invece a dietro che lo stringe. Quindi ripeto,
ripetuto due giri per 8 volte sia avanti che dietro e poi sono andata a cucire con l'ago e il filo, sempre lo stesso filo, le due spalline. Quindi ho finito sempre il giro con solo le 5 maglie alte e le due maglie basse che ho cucito tra di loro. Io non farò alcun tipo di bordino, mi piace la maglia così com'è, quindi anche qua non vado a fare delle maglie basse, ma volendo voi potete fare delle maglie basse, e non vado neanche a rifinire perché le spalline, perché vedete si è creato questo effetto onde che è veramente molto carino. Quindi possiamo dire che il nostro top è terminato.